Sala refettorio della Biblioteca Sperigliana Gubbio, gremita di persone domenica 14 gennaio per la presentazione del libro di Giuseppe Colaiacovo, Le signore del Branco, edito da Anicia, che fa di Gubbio e di 100 anni della sua storia lo scenario su cui si muovono i racconti di tre donne a cui l'autore affida nomi immaginari. Tra filmati, letture di brani e dialoghi con l'autore, affidati a Claudio Fiorucci e Giorgio Ciliegi, per la conduzione del giornalista Gianluca Sannipoli, il libro ha attirato il pubblico nelle trame di un romanzo tutto da leggere. Questo libro è un romanzo, nasce da un'idea che mi è venuta durante la pandemia, quando c'era anche un pochino più di tempo per riflettere. E devo dire che poi nello scriverlo, nel pensarlo, ha preso una forma che non mi aspettavo, nel senso che è venuto un racconto dove il protagonista principale è Gubbio con le sue tradizioni, dove si sviluppano appunto dei drammi dovuti alla 100 anni di storia che Gubbio ha vissuto da prima della guerra fino ai giorni nostri. E sono gli occhi di tre donne che vivono questi 100 anni di storia con tutte le problematiche che hanno vissuto le loro rispettive famiglie. Queste tre donne, di cui rispettivamente sono la signora K, la signora M e Dora, che è la figlia che intreccia le due famiglie, vivono appunto, vedono le stesse scene da angolazioni diverse, per cui è simpatico vedere anche che questo testo, oltre che commuovere, ci sono anche scene che fanno ridere, insomma, che per gli egubini specialmente si sanno riconoscere un po' aspetti che riguardano le nostre tradizioni, i ceri e i luoghi soprattutto. Per il resto la storia è romanzata, per cui io tengo a precisare che è un romanzo, nonostante insomma sia tratto un po' da storie vissute, vere, ma è romanzato, mentre è, diciamo, abbastanza calato nella realtà per quanto riguarda i luoghi e le circostanze storiche che in qualche modo sono successe a Gubbio.